Ciao, bentornati su Parole in Pentola. Questo è L'uomo che cammina di Taniguchi e è un manga. Infatti la lettura, come potete vedere, inizia dalla fine e il modo in cui va letto, giusto per avere due info, è sempre da destra, quindi così, così, così. Così, e lo stesso da qua, si riprende in questo modo. All'inizio un po' crea un po' di stordimento, ma poi ce la si fa. Allora, questo è un volume che racchiude delle passeggiate del nostro protagonista, che è questo signore, che ha un lavoro d'ufficio, in quanto si desume dal libro. Si è appena trasferito in una nuova città dove vive in questa casettina e insieme a una moglie, penso. E una moglie che è un personaggio strano perché ha uno spirito bambino, quindi è molto spigliata, molto un po' infantile, ecco, diciamo, risulta un po' così, non si vede spesso, ma quando si vede ha questi guizzi un po' giovanili, lui invece è un po' più anziano dentro, ecco, non so come dirlo in modo migliore, ma questa è la percezione che io ho avuto, ovviamente. L'idea è buona, lui fa queste passeggiate dove nota una serie di dettagli che nella vita di tutti i giorni non aveva mai notato, nella vita frenetica, fa cose che magari prima non avrebbe mai fatto perché andava in macchina, si imbottigliava nel traffico, adesso si gode e si prende delle piccole parentesi di bellezza, ecco. La verità è che l'idea è buona, ma non lo so, io l'ho trovato veramente, a parte piatto, perché questo colore, non, questo colore non colore, questa scala di grigi, non lo so, a me non dà emozioni, non regala niente. Zero, non è di grigi e di bianchi soprattutto. Non dà profondità alle immagini, a quelle che sono le emozioni che lui vuole trasmettere e che lui prova. Abbiamo dei momenti in cui quelli che noi vediamo come cespugli indistinti sono in realtà come si chiamano? Delle piante di ciliegio, famose per la fioritura in Giappone, eccetera, eccetera. E lui raccoglie questi fiori piuttosto che, ma noi, io non riesco a provare niente, ecco, la verità è questa. E mi dispiace perché l'idea è buona, io sono una grande fan delle passeggiate, mi piace osservare, mi piace, è proprio un mondo in cui io mi ritrovo e che tutti i giorni fa parte della mia esistenza, ma che qui non rende niente. Secondo me, appunto, per questi colori che non donano altro che bidimensionalità e piattezza. Si risveglia un po' nel momento in cui abbiamo del colore, però sono piccoli stralci qua e là. Cioè, vedete già come cambia l'idea della pianta, del fogliame, della vegetazione da una tavola a colori rispetto a una delle tavole in bianco e nero che avevamo prima. Non la troverò mai. Ecco, per esempio, questo è un tappeto di fiori di ciliegio. Chi lo direbbe mai? Lo sai perché a un certo punto lo vedi e lui li raccoglie, quindi affonda la mano in questi fiori. Ma se no, non ci sarebbe veramente capacità di percepire quella che è la realtà che lui affronta e che vede, ma soprattutto che gli dona appunto questi attimi di pura bellezza nel suo vagare. Quindi sì, l'idea, ma non mi ha regalato niente, niente, zero emozione e per me è importante. Questa è la verità, non mi accontento di una bella storia o di un bel disegno, ma ho bisogno di che questo mi trasmetta qualcosa e io qui non ho provato assolutamente niente. Beh, cioè, vedete già qui con una tavola colori come cambia? Cambia tantissimo, è molto più bello da vedere, è meno noioso. Qui l'occhio si addormenta, anche perché sono tutte storie brevi, quindi se le leggi una dietro l'altra,
veramente è infinita la questione e non regala niente. Cioè, potresti andare avanti a sfogliare, a leggere, a osservare questi particolari che però non ti rimangono impressi. Qui il fiore di ciliegio è effettivamente caratterizzato per quello che è e ha un suo essere, una sua profondità, una sua presenza. Nell'altra tavola no, non si vede niente. Quindi mi dispiace, ma io non ho saputo apprezzare appieno questo volume, questo manga. Non mi ha regalato quello che pensavo potesse regalarmi. Questa è la verità. Ed è un peccato perché ha del potenziale come idea di base, come idea iniziale. Fatemi sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, se l'avete interpretato e percepito in modo diverso. Io sono qui per avere un'opinione anche discorde dalla mia, giusto per capire dove ho sbagliato nell'affrontarlo. E per adesso vi saluto. Buone letture, ci vediamo sempre su Parole in Pentola, sia sul blog che qui sul canale. Ciao, buone letture!